degli altri. Ecco, appunto partendo, grazie direttore, partendo dalla SAM, squadra antimostro, creata proprio dopo il delitto Rontini-Stefanacci il 30 luglio dell'84, data nel quale viene fatta una perquisizione a casa di un maggiore indiziato dell'epoca, il Vinci Salvatore, viene rinvenuto dentro un armadio uno straccio contenente, e noi finalmente abbiamo a disposizione la perizia che viene fatta nell'88, spampinato, ora non ricordiamo a chi, mi guardo bene, però l'ho trovata da poco, la perizia di questo straccio rinvenuto nell'armadio del maggiore indiziato dell'epoca, che poi sparì, come avete visto nel documentario, no? Io racconto che è andato in Spagna, che ha avuto notizie che era in un determinato luogo, ho comunicato a chi di dovere la questione, ma visto che non è successo nulla. E dunque andiamo a vedere questa perizia viene fatta, e questa la potete vedere alle mie spalle, sono delle macchie di sangue rinvenute sullo straccio. Almeno due tipi di sangue diversi, quindi depositati in epoche diverse. Quindi gli inquirenti dell'epoca ipotizzarono un utilizzo plurimo di questo straccio, cioè potenzialmente erano assimilabili a un gruppo sanguigno del delitto del giorno prima, quindi di Stefanacci Rontini, e al delitto dell'83, questo in linea potenziale, no? Questa è una perizia che dispose il giudice istruttore Rotella. E che cosa ci dice? Ci dice che sullo straccio, di cui si è parlato più volte, ecco, io vorrei ingrandire un attimo per farla vedere, sono state rinvenute la presenza di numerose particelle che potevano appartenere ad eventuali residui di colpi d'arma da fuoco. Allora, in effetti, sullo straccio ci sono due righe, adesso le vediamo, che fanno pensare assolutamente a, lo dice proprio la perizia, a che questo straccio abbia sia stato utilizzato per pulire un'arma da fuoco. Ci dice che è presente bario, antimonio e piombo, questo dall'analisi al microscopio. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che questo straccio, come un giornalista ha già da tempo messo in evidenza, era praticamente un potenziale corpo di reato. Questa perizia però non fu fatto il DNA, quindi sul sangue non abbiamo dati. Abbiamo dei dati, cioè abbiamo solo il gruppo sanguigno, abbiamo dei dati relativi al discorso balistico. Il discorso balistico dice che sicuramente questo straccio è stato utilizzato per alloggiare un'arma che sicuramente ha sparato. Però io l'ho fatta visionare da almeno un paio di periti e sono giunti a questa conclusione. E le cartucce Winchester calibro 22 non contenevano l'antimonio, quindi questo straccio ha certamente alloggiato un'arma che ha sparato, ma quest'arma che ha sparato non era l'arma del mostro di Firenze. Questo mi sembra abbastanza palese, perché proiettili Winchester non hanno l'antimonio. Lo ritroviamo anche in una perizia fatta sul, lei ricorderà il baby doll ritrovato a Pacciani nell'auto, no? Che appunto venne ritrovato l'antimonio, anche il piombo, bario antimonio, fu scartato al processo proprio
per questo motivo, si ricorda, comandante? Sì. Okay. E qui siamo in una situazione simile, identica. Quindi l'unica cosa che si potrebbe fare con questo straccio è, se è ancora disponibile, e dubito che lo sia, fortemente dubito che lo sia, vedere eventualmente l'analisi del DNA o al limite verificare attraverso i bossoli repertati in tutti i delitti del mostro di Firenze se ci sono particelle di antimonio. La letteratura balistica ci dice, mi ha detto e ci consegna questo dato, che i Winchester H con calibro 22 non contengono antimonio.